Siamo appena saliti sull'aereo, siamo per andare in Albania. La prima cosa che ho notato, ragazzi, è che questo aereo è incredibile. Cioè, ci sto 10 volte, sono super largo, super comodo. Adesso ci aspetta quanto? Un'ora e 20 di viaggio? Un'ora e 20 di viaggio, ci verranno a prendere in aeroporto e andremo in clinica. Sei pronta? Sì, più o meno. Ho appena notato un'altra cosa, allora se schiaccio qua. Ok, clinica Kate, eccoci qua. Ecco, questo è il nostro mezzo e adesso andiamo in hotel. Martina, eccola qui. No, ma mettiti davanti, mettiti davanti. Vuoi andare dietro? Vai dietro. No. Come vuoi, come vuoi? Casa tua. Ah, tu macchina, poi ti macchina? No. Ok. Ah, che è automatica, ok, grazie. Io tiravo, dicevo, cavolo, ma è forte, ci vuole un forzuto, era automatica. Top in town. Clinica Kate, top in town. Non pensavo di trovare così tanto verde in Albania, non so perché, ma non me lo aspettavo. Pensavo fosse molto tutto città. Brutta storia qua. Sembrava un casino a vederlo. Sì, voglio fare un casino, ecco, ora, ma è 20 anni così. Li usano solo per fare videoclip. Sì? Videos. Bello. Sì, certo. Da quanti anni è fermo? Cioè, senza proprietario? Senza quando è finito, come il... La polizia ha confiscato. Ah, l'ha confiscata, sì. La mafia? Sì. Tutte le cose, tutte le prone. E la vita qua com'è? Cioè, è cara? Qui tutti i ristoranti e hotel ci sono luxury, no? Sì? Tutto. E quindi vai in un posto luxury, ma paghi... Tutte, ah, tutto luxury, sì. Tutto luxury qua. Per italiani qui si fanno una vita... Da ricchi? Sì, qui sì. Ma perché c'è un piccolo problema qui. I pagamenti non sono alti. Ok, so. Quindi stipendi bassi. Sì. Qui si fa bella vita. Sì, tantissimo. Siamo qui in clinica e Martina sta facendo dei piccoli esami, degli esami pre-operazione. L'operazione ci hanno appena comunicato che sarà domani a mezzogiorno, oggi è venerdì 29. Quindi domani mattina dobbiamo venire qua alle 10 a fare degli altri esami. Esatto. E alle 12 c'è l'operazione. Mamma mia. Siamo pronti, siamo carichi. Nel frattempo io ho una fame assurda. Sono le 9, non abbiamo ancora cenato. Siamo atterrati con l'aereo. Mi ha lasciato le valigie e siamo venuti qua in clinica. E avanza anche un pochino. Cerco di farlo più piccolo e più dolce possibile. Ok. I canali sono aperti e anche respirerai meglio anche quando avrai dei tamponi, poi non devi preoccupare. Martina tra poco si cambierà e entrerà in sala operatoria. Mamma mia. Come stai? Tutto bene? Non mi sembra vero. Abbiamo visto la foto. E c'è un bel cambietto, quindi ci siamo. Mi hanno detto che non posso entrare, ovviamente. Quindi tra poco, quando lei entrerà, aspetto, poi la saluto. Poi vado via, mi hanno detto di tornare tra qualche ora. Ok, l'operazione durerà 45 minuti massimo, però ovviamente lei sarà sotto anestesia, quindi ancora dormirà. E sarò qua al suo risveglio. Ciao. Allora io sto per entrare, Giuseppe fuori che aspetta, arriverà poi dopo quando mi risveglierò dall'anestesia, mi farò un'anestesia totale e niente, adesso sto aspettando che mi vengano a prendere. Il rosa, sempre al top. Ah, questo è il mio naso prima dell'operazione, poi vi faremo vedere sia quando avrò la fasciatura che il dopo. Male fa male. Non riesco a ridere. Sì, mia sorella si è svegliata da una mezz'oretta. L'operazione è andata bene. Adesso un po' qua, un po'. A me sembra un po' rincoglionita. Lei dice di no. A me sembra di sì. Però l'importante è che è andato tutto bene. Eccola qui. Ridere. Non ti farò ridere. Non la devo far ridere, solo che per me è difficile perché io. Ogni cosa che dico, ogni smorfia che faccio fa ridere. Non devo far ridere perché qui, lo vedete, sì,
Adesso non te volevo far ridere. Comunque è andato tutto bene. Io sono stato super in ansia. Adesso sono qua, le faccio compagnia. Adesso è tutta incerottata. Non ve la faccio vedere da vicino perché diciamo non è un bello spettacolo. Scusa se te lo dico. E dopo magari tra qualche ora ve la faccio vedere, che per voi sarà tipo tra poco. Segnata. Io se lo ricordo. Ma quando ti sei svegliata hai iniziato a vedere cose strane? No, ero stato, cioè, per me sono venuto a svegliare. Cioè quando ti hanno fatto entrare che io non sono potuto entrare? Sono venuta qua e sono venuta via. E poi sei andata subito? Sì, dopo stavo la sedia a rotelle a prendermi. Sì, e tu eri sulla sedia a rotelle o ti eri addormentata prima? No, ero con la sedia a rotelle e poi sono addormentata lì. Martina è appena stata dimessa, ora andiamo a riposarci in hotel. Ho guardato anche dei fiori, state gentilissimi. Che carini. Se siete sensibili al sangue, queste cose, skippate di 10 secondi il video. Martina è appena rientrata in hotel e si sta cambiando la garza. Com'è? Fa un po' male. I love Tirana, Albania. È casa mia. Allora oggi siamo venuti in un centro commerciale gigantesco, raga. Questi sono tutti i piani di negozi. Allora, aggiornamenti sulla mia sorellina. Oggi sta meglio, ieri aveva male. Oggi è qui, tranquilla. Le sono usciti un po' di lividi, un po' gonfia. Sembra un Pokémon. Oggi riesce anche a ridere, perché ieri li faceva male ridere così. Quindi oggi sta meglio, tranquilla, la vedo serena. Qua il tempo è uno schifo, quindi oggi ci annoieremo un pochino. Però va bene, almeno lei riposa. Let's go. Oggi è il 5 e il quinto giorno di operazione, cioè di post operazione, si è operata al 30 e andremo a togliere i tamponi, che sono dei tubicini che ha dentro le narici, che le hanno messo subito dopo l'intervento, sono fatti di silicone e sono fatti per aiutarla a respirare, quindi oggi li toglierà, stiamo andando, tra 20 minuti abbiamo l'appuntamento e ho un po' d'ansia perché abbiamo incontrato un ragazzo e ci ha detto che gli ha fatto male. Esatto. Quindi niente, adesso andiamo. Eccoci qua. Aspettiamo. Martina sta per attirare i tamponi, c'è anche ecco il nostro amico videomaker. What's your name? Ernest. Grande, grande mitico. Cosa? Ti cambia il cerotto? Sì. Ah, bello. Non ci fa male, bello. Martina ha preso dei belli attrezzi, eh. Finito? Tutto ok? Sì, bene. Martina ha appena tolto i tamponi. Come ti senti? Hai fatto male? Mi bruciano un po' le narici. Adesso ti bruciano? Sì. Però com'è? Respiri meglio? Sì, mamma mia. E quando ti hai tolto l'altro ti ha fatto male? Un pochino. Guardate ragazzi, questi sono i due tamponi. Lei li aveva nel naso, sono giganti. E come vedete sono bucati perché l'aiutavano un po' a respirare. Ovviamente ora va meglio. Eccola qui. Dalla faccia non si direbbe, ma vi giuro che va meglio. Dopodomani mia sorella toglierà anche il gesso, quindi finalmente vedremo il risultato, vedremo come è venuto il suo nasino. Quindi venite su Instagram che nelle storie mettiamo tutto ogni giorno e nel prossimo video faremo vedere il risultato, quindi il prima e il dopo. E vedremo anche tutte le informazioni, risponderemo a tutte le domande che ci farete e anche a tutte le curiosità.